Tanta guagna per tutti, ragazzi. Io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati in un nuovo episodio di Altis Life. In questo episodio mi vedrete alle prese con un'azione antidroga, quindi andrò sul campo e cercherò se ci sono individui da arrestare o comunque dei mezzi da controllare. Spero che il gameplay vi piaccia e niente, seguitelo. Ciao a tutti. Sto partendo con il mio Hunter. L'Hunter è un mezzo pesante delle forze di polizia corazzato e che può ricevere molti danni e urti senza rompersi. Ovviamente, come tutti i veicoli, se andiamo contro un muretto, una casa imploderà. Comunque, un veicolo bello resistente. E sto andando a girare nell'Heroin Processing, ovvero qua giù, in questa zona qua giù, per vedere appunto se ci sono spacciatori o se c'è gente che sta lavorando la droga. Ricordo che in questa mod RP la droga si lavora, cioè si va a prendere sugli heroin field, cocaine field o weed field, e poi bisogna portarla a lavorare nel caso dell'urina all'heroin processing. Quindi bisogna prendere il carico, andare laggiù nella zona. Scusate il visore notturno, ragazzi, ma è notte fonda. Bisogna andare a lavorare sulla zona che richiederà alcuni secondi, massimo un minuto di lavoro, per poi trarne un profitto sicuramente molto grande. Non è finita qui perché una volta la droga lavorata va presa e portata quasi in cima al drug dealer venduta. Quindi il passaggio è molto lungo, ad esempio heroin field, raccolta, preso carico, portato all'heroin processing e portato al drug dealer. Ovviamente se vi troverà la polizia ci sarà l'arresto e tutto quanto, quindi è un'azione che i narcotrafficanti devono pianificare minuziosamente e comunque avere una scorta di mezzi che li faccia da copertura. Allora, andiamo, seguiamo la strada, quindi perché quando i narcotrafficanti si spostano in elicottero, ok, passano ovunque, quindi non c'è bisogno di seguire un percorso preciso, si può anche fare, come si dice a Livorno, il troncamacchia, ma quando si spostano con mezzi pesanti, quello che io oggi spero di beccare, si spostano lungo la strada, perché insomma, rompere il carico, rompere il mezzo e perdere tutto il carico, capite bene che da un carico si tira fuori 500k tantissimi soldi e sarebbe brutto perderlo. Quindi avviciniamoci ora all'Heroin Processing e vediamo se c'è qualcuno. È bella sta mod, ragazzi, è interessante, provatela se non l'avete ancora fatto. Se avete Arma 3 compratelo per, cioè scusate, installate la mod perché merita veramente. Vediamo se c'è qualcuno. Io sono anche affari spenti. Oh, c'è un camion, c'è un camion, c'è un camion, c'è un camion. Fammi accendere le sirene subito. Oddio, c'è un camion. Madonna. Questo camion qui è un casino, ragazzi, perché a speronarlo si rischia di fare una botta disumana. Porca Eva, aspetta. Se provo a speronare questo camion qui finisco fuori strada, faccio una di quelle botte disumane. Sì, madonna, dovrei chiedere supporto. Ma sai che c'è? Dovrei chiedere supporto perché ci sono altri agenti di polizia loggati, ma sai che c'è? Me lo voglio fermare da solo. Perché la gente, se riesce a fermare il camion, e se c'è una taglia o comunque un carico di droga, se la prende la gente che lo ferma. Quindi me lo prendo io. Proviamoci, dai, da solo, tutt'al più muoio. Accosta il mezzo! Col cazzo che accosta. Scusate la parolaccia, ragazzi, ma è un momento abbastanza concitato. Accosta il mezzo! Accosta il mezzo, scatta l'arresto! Ha preso un palo, si è fermato, vai! Chiudo il mezzo. Dove è andato? Oh, cerchiamo di non fare cavolate che mi faccio uccidere. Minchia, con questi lampeggianti non si vede niente. Fermo, fermo, fermati, fermati! Ah, Leonida, mani dietro la schiena. Questo è un giocatore del nostro server che ora vi farò un po'. Ah, se è anche ferito, vabbè, sono un poliziotto buono. Lo soccorro, lo curo perché se è ferito. Beh, perlomeno ha avuto il piacere di fermarsi, anche il piacere di fermarsi. Ha preso un palo in pieno, insomma, vorrei vedere. Gli metto le manette e lo sposto sulla strada. Ora li si fa un bel controllo. Direi un attimino forse di Sbagli spengere. me, capitano proprio nel momento sbagliato, era gente. Direi che ti è andata male questa volta, sì. Fermiamo i Va bene, lampeggi. ci vedremo a Salt Trader.
Allora, spengiamo i lampeggianti e riscendo, perché sennò fanno un casino, non si vede niente. Ok, me lo sposto qui davanti alla luce. Era da un po' che non ci si vedeva, Sergente Leonida. Eh già, sa com'è, uccidere un po' di sbirri dopo viene un po' la nausea, sa com'è, sono andato un po' alla droga. Ah, quindi, cioè, lo ammetti tranquillamente che eri qui per smerciare droga, vero? Cosa stavi lavorando? Piacerebbe, stavo smerciando un po' di eroina, sai, i tuoi colleghi a volte me la chiedono e io non faccio una piega. Ah, i miei colleghi te la chiedono, eh? Molto bene. Io penso che invece ti stai inventando un sacco di cavolate per salvarti il culo, ancora una volta. No, no, non credo. Oggi sono venuto disarmato, ho detto dai, sì, Corridan non c'è oggi, vengo disarmato, purtroppo è andata male lo sai che rischi il carcere per questo, no? Possesso di droga, camion pesante, fuga alla polizia, al blocco d'arresto. oggi. Ma ormai mi conoscono tutti dentro la prigione, soprattutto l'NPC, quello che devo pagare le multe, quello lì è molto amico, mi fa anche gli sconti. E nero con la saponetta li fa gli sconti? No, sì, dipende com'è, nocivo, no? Sai, quello nero, il poliziotto nero, lui sì che fa molti sconti. Sì. Va bene, facciamo un controllo. Fidati, quando entra si sente, quando entra si sente. Entra, si sente. Ok, facciamogli un controllo. Addosso non ha niente, comunque vedete che ha tutte le licenze illegali, cocaina, cioè, è ribelle. Ce l'ha tutte quante. Ok, noi cosa facciamo? Lo prendiamo, facciamo escort, mettiamo il visore notturno se non si vede niente, lo buttiamo dentro la macchina, put in vehicle, quindi io lo sposto dentro la macchina, ora lui è dentro la macchina, accanto a me, vabbè sì, era meglio se si metteva dietro, dentro la macchina, in arresto, e procediamo all'arresto. Il passo successivo sarà prendere il sergente Leonida e dall'aereo in processing portarlo a una qualsiasi stazione di polizia dove ci sarà il comando per metterlo in prigione. Direi che sono... Oh. Ah, un'auto della polizia. Direi che sono soddisfatto dell'azione. Anche se ha distrutto il camion, vabbè, glielo impoundo. Leonida, ti impoundo il camion, eh? Glielo impoundo che glielo rimetto in officina. Vabbè, i mezzi, ragazzi. Serve il roleplaying e tutto quello che volete, però i mezzi, questo mezzo gli costa 300k. Insomma, ci vuole una giornata di lavoro per riprenderselo. Quindi, vabbè, fino a un certo punto, vai. Diciamo che si è fermato. Poteva giocarla anche peggio. Mio collega che ha acceso i lampeggianti. Collega. Mi senti? Dica, dica. Scendi, se non ti sento. Oi, esatto, tutto a posto? Alle volte la chat, ragazzi, funziona un po', mi senti? Mi sa che non mi sente. Mi senti? Prova, prova, prova. Andrea? Sì, mi senti? Sì, benissimo. Ho Dice... visto che hai messo sotto sequestro un camion. Cos'era successo? Niente, praticamente Leonida ha trovato al coca all'aereo in processing, è scappato col camion, poi si è piantato nel palo, l'ho fermato, insomma, però c'aveva le ruote rotte, quindi gliel'ho impoundato. Ah, ok, perfetto. Comunque tutto a posto? Sì, tutto a posto, me lo puoi fare un favore? Dimmi. Fai un bel saluto, vai, tanta guagna per tutti. Tanta guagna per tutti. Grazie, Esade. Sull'attenti, eh! Vai, perfetto. Sempre. Vai, grazie. Ciao, grazie a te. Allora, come avete visto, l'arresto è andato a buon fine e... Niente, sono soddisfatto, l'ho preso e quindi ora non gli rimane altro che il carcere al buon sergente Leonida. Questo episodio finisce qui, ragazzi. Spero ancora una volta di avervi intrattenuto e divertito. Spero che vi sia piaciuto. Vi ripeto, chiunque di voi avesse arma 3
Vi consiglio di provare questa mod, tanto è completamente gratuita e tra l'altro non dovete nemmeno scaricarla. Vi basterà connettervi al nostro server di gioco, Altis Life Italia, che trovate in descrizione, e vi scaricherà la mod che sono soltanto 9 mega, anche perché l'isola di Altis più qualche script d'aggiunta, niente di che, niente zombie particolari e giga da scaricare, quindi soltanto 9 mega di mappa da scaricare. Ragazzi, vi aspettiamo, come vi dico sempre, seguite Wagna perché ogni giorno ci sono un video o più video molto belli, interessanti, soprattutto sulla next gen ultimamente, quindi ci fanno vedere molti bellissimi titoli anche della next gen. E poi, come dico sempre, Wagna non ci fa pagare il canone. Spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti, ragazzi, da Coridan. E se volete seguire la serie di questo gioco, la trovate sul mio canale, sempre presente in descrizione. Tanta Wagna per tutti!